Cambiamo registro. Ormai chi mi segue da chi mi viene a vedere non mi segue. Non possa che io metto di tutto e immancabilmente mi danno il copyright. Beh, adesso vi parlo della mia giornata. Non che sia importante. Ho sempre detto che per me i video sono uno sfogo. Poi nei miei sfoghi ogni tanto dico qualcosa che magari può interessare, no? C'è una mosca che mi sta rompendo i maroni già da mezz'ora. Oh, l'ho ammazzata finalmente. Minchia. Cazzo, è un quarto d'ora che mi sta scassando. I seen that face before, Grace Jones. Non sono un amante, però ci sono due o tre pezzi che non sono niente male. Allora, dai, oggi è stata una giornata, l'ho preannunciato nei video di ieri. Ho accompagnato mio figlio Varigotti. Ho fatto un video di circa un minuto che forse si sta caricando adesso, facendo vedere il panorama. Oggi era una giornata di merda, era una giornata di merda. Pioggia andando, pioggia tornando. Siamo andati a mangiare in un posto lì, in un ristorante lì sul mare. Abbastanza bella la location. Abbastanza bella, devo dire, abbastanza bella la location. Anche se se ci fosse stata... Pensato a mia mamma, l'ho detto anche a Matteo, pensato a mia mamma. Mia mamma sarebbe diventata una iena. Sarebbe diventata una iena. Allora, guardo sul menù, scelgo e c'è pescato del giorno. Allora, che quando arriva la cameriera le dico, ma cos'è il pescato del giorno? Ah, c'è l'orata. Va bene, poi le chiedo, ma è pescata? È pescata? Sì, è pescata, certo. Cioè, non è da allevamento, è pescata. Non era né pescata e né fresca. Mica mia madre gli avrebbe fatto una piazzata. Era pure decongelata quella cazzo di orata lì. E no, dovevo fargli vedere che io capisco, no? Mia mamma era così, Mia mamma era così. Avrebbe richiamato il cameriere e detto, mi scusi, ma io gli ho chiesto e lei mi ha detto che era... Allora, intanto non è pescata perché comunque ha una dimensione da roba d'allevamento e poi non era neanche fresca. Dai, tralasciamo questi dettagli. L'ho mangiata, era decente, però se dovessi tornare in quel posto lì non prendo più il pescato del giorno, ecco, diciamo. Non prendo più il pescato del giorno. Sono molto più tollerante di mia mamma. Comunque, dai. Matteo ha voluto andare giù con la Porsche, siamo andati giù con la Porsche, era un tempo del cazzo. Poi ovviamente lungo la strada ci sono i fenomeni, no? Già dalla tangenziale est c'era uno che mi puntava, no? Mi puntava, cioè era lì tranquillo, passo e ha iniziato a puntarmi. C'era traffico col bagnato per terra, dove cazzo vai andare, scemo. Alla fine l'ho fatto passare. Ci sarà fatta una sega a casa dopo. Vabbè, chi se ne frega. La cosa divertente è, io lo dico sempre, la gente non è amici miei. Io non so a chi parlo, ma la gente non è capace di vivere. Allora, ho visto delle manovre oggi fatte, ci sono i rincoglioniti che stanno sulla corsia, sulla seconda o la terza corsia e tappano, no? Io lo capisco, però non è che se questi qui, diciamo, vanno piano, tappano, te devi prendere dei rischi. Ho visto delle manovre, degli scambi di corsia 160 all'ora di gente a un metro di distanza dalle macchine, cioè delle cose che dico, ma cazzo, ma arrivi 10 minuti prima, ma devi rischiare la vita tua e degli altri, cioè veramente da tirarli fuori dalla macchina e riempirli di schiaffi questi qua, no?
dove cazzo vuoi andare? Cioè, ho una macchina che va oltre 300 all'ora, ma a me la vita non puzza mica, eh. Amici miei, questi SUV sono queste palazzine su quattro ruote che vanno in giro con 18.000 cavalli e poi tornando. Questa ve la devo dire. 10 km dopo la biforcazione, tornando, ho fatto la 20 miglia Genova, poi c'è la biforcazione, vai verso Genova oppure vai verso Milano, Alessandria, eccetera, no? C'era una coda della Madonna, 10 km, vabbè, tutti, perché tutti appiccicati uno all'altro, no? Con la pioggia, non si vedeva un cazzo. Poi a un certo punto si è bloccata tutta, no? Si è bloccata, cioè proprio eravamo. Fortunatamente era successo da poco, perché probabilmente sono ancora lì adesso. Si è capottato uno. Si è capottato uno. C'era la macchina sul tetto, sulla corsia di sorpasso. E questo era uno di quelli lì che faceva i numeri, no? Era uno di quelli che facevano i numeri, questi. Minchia. Sembrerebbe che non si sia fatto male a nessuno, fortunatamente. Almeno. Però non era appena successo. Si è creata una coda di un paio di chilometri, però sfilavamo a destra e sicuramente poi avranno chiamato i soccorsi, eccetera, la polizia, eccetera, e lì si sarà formata una coda di 10 km sicuro, perché era già trafficata della gente che è andata in Liguria. Figuriamoci che cazzo è successo, no, dopo. Meno male che sono sfilato, ma ho perso 10 minuti. Però attenzione quando andiamo in giro in macchina. Attenzione, tutti attaccati uno all'altro, tutti attaccati. Con la pioggia che non si vede un cazzo a 2 metri, no? Poi appena quello davanti frena, tutti frenano, no? E quindi si blocca tutto. Ma tieni che sta cazzo di distanza di sicurezza, ma devo fare io? Devo insegnare io queste cose? Devo insegnare io queste cose? Tieni la distanza di sicurezza, no? Cazzo, tutti con gli stop accesi, no? Tutti con gli stop accesi. Il serpentone, tutti a 2 metri, 1 metro, 2 metri uno dall'altro, appena frena quello davanti, tutti frenare dietro e si inchiodano, no? Gente di tutte le età. Rincoglioniti, rincoglioniti! E sicuramente anche chi viene a vedere i miei video, sicuramente buona parte si comporta in questo modo. Eh? E che cazzo? Eh sì, la matematica non è un'opinione. Su 100 persone ne vedo 5 che sono in grado di guidare, non dico di pilotare, di guidare una macchina. E mi incazzo, sì. Perché poi dopo, cazzo, questi qua non si sono fatti male. Ma che cazzo ha fatto quello lì per capottarsi? Porco zio. Che cazzo ha fatto per capottarsi? Ha fatto qualche manovra così fantasiosa, no? Vabbè, piccola digressione. È però. Comunque, il ragazzo era contento. La stanza era un buco, però, vabbè, insomma, mi sembrava contento, sereno. E adesso per un mese sarò qua da solo. Va bene, sono abituato. Dai. Giornata alternativa, 470 km ho fatto. Sì, va bene. Poi con la pioggia sei un po' più stressato perché devi stare attento, no? Poi coda in tangenziale, ovviamente sono arrivato a Milano, coda in tangenziale, comunque è andata bene, dai, 2 ore e 40 circa ritornare, è andata di lusso da baciarsi i gomiti, nonostante 20 minuti di carovane. Dai, la mia giornata di oggi. Non è molto interessante questo video comunque. Lo ripeto.
Io faccio i video anche come sfogo. E quindi metto anche questo. Può essere che vi faccio una cosa un po' più filosofica. Può essere, può essere. Detto questo, per il momento, adesso sono quasi le 10. Non faccio tardi stasera. Vado a letto, c'è un po' di cose da fare. Buon inizio settimana, amici miei. Ciao.